Fragoline, allora, nuovo video. Voglio provare un fondotinta coprente che copre i brufoli, macchie, eccetera. E l'ho visto su TikTok. Ormai credo che l'avete già visto perché diciamo da 2 mesi che fanno vedere questo fondotinta. Io l'ho comprato ovviamente sempre in ritardo perché questi video, come sapete, vanno sempre dopo, invece, come fanno gli altri, li mettono subito e vi fanno vedere subito il prodotto. Come sempre, i miei video sono sempre in ritardo. Comunque, spero che lo stesso vi piace questo video e ovviamente vi aiuta, diciamo, come recensione. Io ne ho presi due diversi. L'ho preso su Amazon, uno è questo qua. Allora, il prezzo ve lo metto di fianco perché non me lo ricordo. Uno è questo qua, Moisturizing High Cushion Beauty Cream. Invece l'altro è BB High Cushion. Sono diversi. Ne ho presi tutti e due perché non sapevo quale prendere. Allora, ho preso tutti e due per provarli. Li proviamo uno da questa parte del viso e un altro da questa, così vediamo la differenza. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. E il video che ho visto su TikTok non ve lo posso far vedere qua nella clip su YouTube perché, dato che si vede la faccia di altre persone, preferisco non farmi, diciamo, segnalare il video per aver preso un video di un'altra persona, per cui basta andare su TikTok e lo vedete. Lo proviamo, vi dico cosa ne penso e se ne vale la pena comprarlo. Se non sbaglio, costa 13 euro più o meno. Allora, dentro questo, vi faccio vedere, troviamo questo che è fatto così, c'è il sacchettino nero che si apre e dentro il pennellino, diciamo bello ciccione e anche morbido, normale questo qua. Poi qua invece è fatto così, questo è naturale, questo è bello grosso, ah, si apre normale. È talmente strano perché adesso vediamo come c'è. Ma direi che è difettato perché c'è. Vabbè, comunque lo metto a posto in teoria. È così, però vabbè, comunque si presenta così. Io adesso non so se si vede, però comunque il cellulare fa schifo, la luce fa schifo. Lo proviamo insieme. Proviamo prima questo da un lato e poi dall'altro. Io sto sudando, non so il perché. Comunque, questo è il dopo. Ovviamente senza fondotinta e senza correttore la mia faccia è così, infatti ho qualche, diciamo, macchie così perché la mia pelle è troppo delicata. Proviamo. Allora, in teoria, figo. Tu fai così, lo schiacci un po' e dovrebbe uscire, però è così poco prodotto. Sinceramente. Ok, che non lo devo mettere 3 kg, però posso dire che inizia a non piacermi. Perché in teoria dovresti schiacciare. Io ne sto mettendo tanto. Però vedo che non è che ce n'è tanto di prodotto. Perché non puoi fare così. Cioè,
non puoi strisciare, devi solo schiacciarlo, esce il prodotto. Ok. Allora, è difficile applicarlo perché questo non è tanto adatto. Allora, non mi piace. Si applica male perché è difficile con questo pennellino. Io qua. A parte che esce poco prodotto e non riesco neanche a applicarlo, non copre niente perché io ho ancora qua le macchie, non so se si vedono, ma non copre niente. Per cui passiamo avanti perché già non è che lo boccio subito, non mi piace sia l'applicazione che come fatto, perché io non riesco a capire. È anche rotto perché questo in teoria dovrebbe stare così ed è rotto, cioè è così ma è rotto, o che si gira, non lo so, o che sono io che infatti non pensavo che dovevi girarlo, per cui non è rotto, dovevi solo girare la scatolina. Vabbè, comunque, vi dico già che è bocciato e non mi piace l'applicazione, o che l'ho fatto male io, non lo so, o ho applicato male io, però non mi piace proprio. Vi faccio vedere l'altro, poi fatemi sapere se anche voi l'avete comprati e l'avete provati, e se sto sbagliando qualcosa, però non mi piace. Proviamo questo. Allora, questo è fatto così, cioè il bigliettino, non so se ti dice forse come lo applicare. Qua c'è il pennellino uguale, però con no, sì, è uguale sinceramente, però un po' più lungo. E poi abbiamo questo è verde, quello è rosso, questo è rotondo. Lo giro questa volta, questo si gira ed è più facile. Lo apriamo, proviamo a vedere se questo è diciamo buono oppure. Allora, qui c'è scritto open. Ok, è uguale, forse cambia il colore. Proviamo con questo. Anche questo è uguale. Non è che sia facile applicare, diciamo, con questo pennello un po' troppo grosso, perché poi quando devi andare sotto nell'occhio, dove c'ho le occhiaie, diciamo che non è il massimo. Mi sto sporcando. Sì, ok, che non sono brava a applicare fondotinta perché ovviamente non sono una makeup artist. Però questo ne esce un bel po' di prodotto. Scusate se ho un'inquadratura un po' che fa cagare, però. Allora, ho messo anche un po' troppo, si vede la differenza, com'è caduta. Sì, sono in bagno, comunque ho messo un po' troppo. Adesso vi faccio vedere come viene fuori, solo che con questo pennello non riesco con l'applicazione, per cui io direi di farlo con questo, col mio pennello. A parte che questo prodotto sinceramente è cinese,
per cui allora vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Comunque, questo è il risultato. Non so se si vede perché, mamma mia, sti capelli. Comunque, sì, diciamo che, perché questo è leggermente coprente. Non so se si nota la differenza perché sto cellulare e poi la luce dietro, ciao. Però direi che questo qua, il prodotto è uscito un po' e più o meno copre. Invece l'altro, secondo me, o che ho sbagliato io, ma l'altro proprio non mi piace. Ok, esce poco prodotto. Comunque, pensavo meglio. A parte che molte persone l'hanno detto che questi prodotti non è che sono così, come dicono su TikTok, dove hanno fatto vedere una ragazza che aveva tanti brufoli. E poi ha coperto tutto con questi fondotinta, però i miracoli ovviamente non esistono e tantomeno, a parte che non ho brufoli in faccia, ho solo diciamo qualche rossore perché giustamente la mia pelle è fragile e delicata e diciamo che non è che ho tante cose da coprire, però mi piace di più quello verde. Questo verde potrebbe andare bene. Questo rosso per me è bocciato. Potrei dargli un'altra possibilità. Ovviamente, dato che è la prima volta che li provo, li voglio testare come si deve. Per cui nel video di prodotti finiti vi farò sapere se è ottimo, se ne vale la pena o tantomeno se va bene comprarlo oppure no. Secondo me per 13 euro. Vi farò sapere o in un vlog o sui prodotti finiti. Comunque non sono tanto convinta, per cui non compratarli per adesso e aspettate la mia recensione quando li proverò definitivamente e vedo se funziona veramente. Per il momento forse mi convince di più quello verde che quello rosso. Però vabbè, vi farò sapere in un altro video. Niente, spero che questo video vi sia stato utile. Se volete questi generi di video dove io prendo prodotti che vedo su TikTok e li provo insieme a voi, fatemelo sapere, così almeno comprerò altri prodotti che vedo su TikTok dove le ragazze fanno i video e poi vi dico se comprarlo oppure no. Secondo me è anche utile per chi non vuole spendere i soldi a dire cavolo, però 13 euro chissà se ne vale la pena. Io ovviamente non è che butto i soldi così perché giustamente io ci guadagno su YouTube, non guadagno così tanto, però diciamo che i soldi non li spendo e poi diciamo vanno via come le altre persone che comprano i prodotti e vanno e i loro soldi vanno via. Invece i miei, ovviamente, come se io li investo su YouTube. Comunque, niente, fatemi sapere se anche voi avete provato questo fondotinta, come vi siete trovati e se volete altre tipologie di questo genere di video dove ovviamente fanno anche su TikTok. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, mettete un bel mi piace e seguitemi su Instagram, io mi sto impappinando come sempre, è meglio che chiudo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!